Partita di Mazzara Fuggatore terminata 0-1 in favore della formazione ospite. Siamo con mister Michele Marino. Allora, mister, un atteggiamento inizialmente forse un pochino timido, poi con il passare dei minuti la timidezza è passata, il Fuggatore ha fatto anche un buon gioco, si è reso pericoloso, alla fine porta via 3 punti dal Nino Maccara. E allora, ovviamente venivamo da una brutta sconfitta col Castelbuono, quindi volevamo un po' iniziare a capire cosa voleva fare il Mazzara, quindi siamo partiti un attimino tutti dietro la linea della palla, cercando di fare pressione al momento giusto, in base a dove volevo io e abbiamo lavorato in settimana. La gara, cioè come si prepara una gara dopo una batosta come quella della settimana scorsa, cosa hanno detto i ragazzi e come appunto ha gestito anche l'umore dello spogliatoio. Ma ovviamente la squadra è per la prima volta che si affaccia, è una matricola, la prima volta che si affaccia in eccellenza. E quindi dovevamo capire realmente la forza del campionato. E abbiamo fatto diversi amichevoli, però gli amichevoli trovano cioè, il tempo che trovi non sono veritiere, quindi il campionato è tutta un'altra realtà. E quindi niente, abbiamo lavorato, ovviamente. Meglio adesso alla prima, così capiamo, come dicevo poc'anzi, la forza di questo campionato. Quindi abbiamo lavorato testa bassa e oggi, no, sia noi che Mazzara abbiamo bisogno di portare punti a casa. Ci siamo riusciti, siamo contenti, testa bassa e pensiamo subito alla prossima. Ecco, un successo esterno che chiaramente alzerà l'umore dello spogliatoio anche in vista dei prossimi impegni. Prossimo impegno che è proprio quello di mercoledì, una sorta di secondo tempo tra Mazzara e Fuggatore, vista la sfida di Coppa Italia. Anche lì cosa può fare il Fuggatore e che ruolo può recitare? Ah, noi verremo qui giocando la partita a viso aperto e niente, la Coppa Italia è anche una vetrina importante, però ovviamente in questo momento è più importante oggi aver fatto 3 punti. Un'ultima domanda, appunto, vi affacciate per la prima volta in un campionato come quello dell'Eccellenza, quali sono in un campionato del genere anche le difficoltà nella gestione di un gruppo come quello che lei ha a disposizione? Ma io ho una squadra abbastanza giovane, i ragazzi, ti dico la verità, si impegnano, sono sempre presenti, cercano di dare il massimo. Ovviamente, come dicevo poco fa, c'è gente che si affaccia adesso in questo campionato e quindi ha bisogno di più tempo. E quindi devi solamente lavorare in campo e far capire che questo campionato sbagli una volta e la paghi, perché c'è gente di qualità, gente forte, gente organizzata, squadre messe bene in campo. Quindi noi l'anno scorso abbiamo disputato un ottimo campionato in promozione, quasi tutta la squadra è quella dell'anno scorso, tranne qualche innesto. E quindi bisogna capire che la promozione ha un passo, ha dei ritmi, l'eccellenza è tutta un'altra cosa.